entusiasta del suo prossimo progetto televisivo il comico toscano Roberto Benigni. Dopo la lettura critica dei Canti della Divina Commedia, Benigni si cimenterà il prossimo 15 e 16 dicembre nell'analisi dei 10 comandamenti. Inizialmente gli era stata concessa una sola serata, ma poi mi sono accorto che non ce la potevo fare, ha spiegato il comico. Si potrebbero fare 10 serate perché di ogni comandamento si può stare a parlare all'infinito. Sono uno più bello dell'altro, hanno segnato la vita di tutto l'Occidente e forse pure dell'Oriente. È letteralmente affascinato dalla Bibbia, Benigni, che la considera una delle storie più belle del mondo, in particolar modo il racconto dell'Esodo, preludio a qualsiasi movimento di libertà e di riscatto. Durante l'analisi critica dei 10 comandamenti verranno prese in considerazione anche le contraddizioni presenti nella Bibbia e si delineerà un quadro sintetico ma approfondito del testo in esame. E come suo solito, il comico toscano trova il modo di ironizzare anche sul testo sacro, dichiarandosi soddisfatto del fatto che le tavole ricevute sul Monte Sinai fossero solo 10, perché se si arrivava al comandamento 18, sai che discussione ne veniva fuori? Ogni riferimento all'articolo 18 dei lavoratori, tanto discusso in questi giorni, è ovviamente sottinteso. Ma non solo la televisione, pensa Benigni, che ha un nuovo progetto cinematografico nel cassetto, a 10 anni di distanza dalla Tigre e la Neve. In ogni caso il pubblico che lo ama e lo segue da tanti anni aspetta solo di vederlo al più presto nelle abili prove di critico letterario e attore comico.